Al caldo si pensa ai cosplay? Sì, perché per il Luca Comics, che non mi è ancora stato confermata l'eventuale fattezza di poterci andare, comunque ho altri due Comic-Con, in realtà solo uno, perché l'altro è sabato e non mi è neanche arrivato il costume. C'è ancora il Genova Comics, che si terrà a settembre, quindi io ho tutto il tempo del mondo. Oggi ho comprato nastro biadesivo, gomma piuma marrone, fil di ferro di metallo, per iniziare a costruire le tasche della cintura di Deadpool, perché all'interno del costume non si trova e comprarla a pezzo costa più o meno quanto il costume, quindi non è che abbia molto senso. E poi ci voglio mettere anche un po' di cosplay fatto a mano. In più, io per lavorare c'ho il mio bellissimo ventilatore, piccino, però fa tanta aria, e poi il mio carissimo banco di lavoro dove ho anche costruito il casco di Iron Man, che vi lascio nelle schede qua sopra se non avete visto la serie dove lo vado a costruire. Io mi metto da fare e inizio a costruire le prime tasche. Le prime tasche per la cintura del cosplay di Deadpool. Le ho costruite ora. Niente, questa qui è una tasca, cioè tasca, vabbè, modo di dire, stile portafoglio quello per anziani. Qua dentro ci dovrebbe stare qualcosa. E niente, questa è come è stata fatta la tasca. E poi vanno messe sulla cintura, che poi sarebbe questa qui. E niente, ne devo fare altre due uguali. Allora, ragazzi, recuperata la cinta. Questa qui fatta di cuoio. Bellissima, non l'ho comprata, era una vecchia cintura di mia nonna. Pensavo ci stasse per quella di Deadpool, allora me la sono presa. E poi del velcro, entrambi i lati, biadesivo, cioè adesivo, non biadesivo. E niente, qua sono già pronte tutte le tasche, insieme anche al logo. E niente, adesso devo attaccare velcro dietro e pezzo di velcro alla cintura. E dopodiché, un attimo, scusate, mi sono sbagliato, qui e poi qua dove si chiude la tasca. E niente, mi metto all'opera. Allora, ogni coso è attaccato con il feltro e anche qui nella cintura c'è il feltro, quindi si possono andare ad attaccare tutte le cose come ad esempio il logo. Ogni tasca è rimovibile, la base è una cintura di pelle, di cuoio in realtà, non di pelle. Ogni tasca si può staccare e anche aprire per caso, dentro non è che ci sta chissà cosa, però è per bellezza. Si può riattaccare. Poi, semplicemente, per levarsi la cintura, si levano tutte le tasche, stando attenti a non staccare i pezzi. Sono tutte tasche, sono quattro tasche più un portacoltello. Come detto, si possono staccare anche i pezzi della cintura, quindi c'è un portacoltello. Niente, quando si è levato tutto, si sfila la cintura, si leva qua, si leva qui e cintura normale, con tutti i pezzi di feltro. Qua ci sono poi tutte le tasche, quelle cose che gli si vogliono attaccare, e niente. Esattamente quasi una settimana e mezza dopo la costruzione della maschera, mi è già arrivato il costume e dovrò andare da una sarta e iniziare le fasi di modifica della custom, se la vogliamo mettere sotto questo punto di vista. E niente, se vi interessa la serie, schiacciate la campanellina così da rimanere sempre aggiornati. Iscrivetevi al canale e noi niente, ci ribecchiamo ad un prossimo video. Bye, nerd!